Nel corso di questo spazio vi parleremo di Stellantis, in particolar modo anche in vista di un appuntamento importante che animerà l'agenda degli appuntamenti istituzionali, quelli che pongono al centro il lavoro, l'economia della Regione Basilicata in questo caso, il 4 giugno, quando l'amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares, sarà nuovamente in visita nello stabilimento lucano di Melfi. E noi con molto piacere approfondiamo tutta quell'attesa che sta accompagnando questo momento con l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro della Regione Basilicata, Michele Casino, ben trovato. Buongiorno, buona domenica. Grazie assessore per aver accolto il nostro invito. È in collegamento Marco Lomio, segretario regionale della UILM di Basilicata. Ben trovato Marco. Buongiorno a voi, buona domenica e un saluto all'assessore. Benissimo, arrivo subito da te Marco, ma vorrei ascoltare dall'assessore innanzitutto un commento rispetto a questo appuntamento. Sarà sul posto quel giorno insieme al governatore lucano Vito Bardi, assessore? Sicuramente noi stiamo prestando molta attenzione per quello che riguarda proprio tutte le tematiche di sviluppo della Stellantis. Devo dire che c'è anche molta attenzione e collaborazione da parte dei sindacati e quindi saluto Marco Lomio, ma anche le altre sigle sindacali. Noi abbiamo appreso dall'ultima visita in Italia di Tavares a Torino che a Torino sarà costruita la 500 ibrida e in quell'occasione qualche settimana fa Tavares ha annunciato la visita ufficiale allo stabilimento Stellantis di Melfi, annunciando anche diciamo, la Jeep Compass ibrida. Io penso che non aggiunge nulla rispetto diciamo, a quello che già c'era, perché voglio ricordare che noi alla Stellantis di Melfi già costruiamo le due Jeep, sia la Compass diciamo, che la Renegade, in più costruiamo la 500. La novità sta diciamo, nel fatto che vogliono costruire questo nuovo motore ibrido. Io penso che Tavares deve prendere degli impegni certi, sicuri per quello che riguarda la produzione della Fiat in Italia e fino a quando noi non raggiungeremo l'obiettivo di 1 milione di auto in Italia, a mio giudizio i problemi non sono ancora risolti. Poi come sa bene il signor Lomio, noi abbiamo avuto un grosso problema che non riguarda soltanto diciamo, la Stellantis, ma riguarda in particolar modo, così come ha avuto modo di ribadire all'ultimo incontro ministeriale al ministro Urso, abbiamo il problema degli indotti, perché molti lavori, ad esempio la logistica, sulla nuova politica di Tavares stanno internalizzando questi servizi e quindi abbiamo dei problemi seri. Certo, l'assessore ci ha illustrato benissimo le attese di questo momento, tutto ciò che rientra poi ecco, nell'attesa della definizione di un piano industriale che interessa gli stabilimenti nazionali Stellantis e in particolar modo quello lucano di Melfi che è uno dei più grandi. Ovviamente in questo caso, Lomio, è importante questa cooperazione fra vari enti istituzionali da una parte, in questo caso la regione rappresentata dall'assessore Casino e le sigle sindacali, il lavoro deve essere portato avanti in maniera sinergica? Ma evidentemente sì, è chiaro che questa partita del cambiamento epocale dell'industria dell'automotive o la facciamo tutti insieme è una battaglia persa. Per questo in questi mesi, diciamo in questo ultimo anno, la collaborazione con l'assessore, con il presidente Bardi è stata continua, anche perché abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni. Il tutto con Stellantis parte proprio da Melfi, dove insieme abbiamo provato a sollecitare una discussione più ampia. Qual è la novità delle ultime ore? Perché evidentemente c'è una novità. Che ovviamente non basta, anche perché noi abbiamo detto luci e ombre, le luci sono legate al fatto che
questo ibrido presentato a Torino, che sarà ufficializzato a Melfi martedì, io voglio essere ancora più pratico anche per i telespettatori. È un ibrido senza la presa, sostanzialmente, perché ormai finalmente, io dico, in Europa, in Italia, si è resi conto che tutto quello che era legato alla elettrificazione, alla presa che dovevano i cittadini legare a quello che era le nuove autovetture, non funziona. Ecco perché questo nuovo ibrido, MyHybrid, che è solo ed esclusivamente con il motore, è una novità che va in quella direzione. Ma evidentemente, come diceva pure prima bene l'assessore, non basta. La visita di martedì deve essere, e questo è fondamentale, e la sinergia fra noi e la Regione Basilicata deve anche andare nella direzione di dire a Tavares due cose semplicissime. A Melfi bene che vengano cambiati i paradigmi, che sostanzialmente si presenti la prima vettura ibrida, ma noi speriamo che ce ne siano altre ancora, perché la direzione deve essere di una tecnologia non più legata solo alla follia dell'elettrificazione, ma abbiamo bisogno che il sistema integrato di Melfi, i lavoratori della logistica, i lavoratori dell'indotto, che sono stati nel sistema integrato la fortuna di Fiat a partire dal 1993, possono essere ancora la fortuna di Stellantis. Certo. Il sistema integrato di Melfi deve continuare a funzionare, pertanto noi a Tavares martedì, e sicuramente lo faremo tutti insieme, sindacato e istituzioni, dobbiamo dire che la Basilicata, con quelle professionalità, con quel sistema integrato, possa recitare un ruolo ancora importante nel gruppo Stellantis nel futuro. Assolutamente, in questo senso possiamo raccontare di un'interlocuzione che la Regione, l'assessore Casino, ha portato avanti negli ultimi mesi, ovviamente a livello nazionale. Ha più volte dialogato con il Ministro Urso, ha anche fatto una telefonata nel mentre era in atto una manifestazione nei mesi scorsi, e vi è, tra le tante richieste attuali, anche quella di un nuovo incontro a Palazzo Chigi per sviluppare ovviamente i temi al centro di una ripresa efficace di questo stabilimento, del mantenimento di questo stabilimento. Beh, innanzitutto dobbiamo dire le cose con estrema chiarezza. Io, insieme al Presidente Bardi, ci siamo interfacciati più volte su una problematica così importante per la Basilicata, perché, come noi sappiamo, alla Stellantis di Melfi lavorano tantissime famiglie, e tantissime famiglie in questo momento stanno in uno stato di sofferenza, perché quando andiamo a utilizzare degli ammortizzatori sociali, no, per dirla in una maniera molto semplice, la cassa integrazione, le cose vuol dire che non vanno bene. Devo riconoscere, ma penso che questo lo potranno riconoscere anche le sigle sindacali, l'impegno di Bardi, ma soprattutto anche la fermezza del Ministro Urso. Il Ministro Urso ha detto a chiare lettere che è ben disposto a dare dei nuovi incentivi sull'automotive, però a fronte di questo noi chiediamo un impegno a Tavares per quello che riguarda proprio, diciamo, la produzione, anche perché ha detto più volte il Ministro Urso che non è detto che lui questi incentivi li deve dare per forza sull'automotive. Il governo è disposto a dare degli incentivi, ma in cambio vuole la garanzia del livello occupazionale. Guardate, io mi sono permesso di dire al tavolo ministeriale, alla presenza anche dei sindacati, che mettere in discussione o l'ipotesi di perdere 5.000 posti di lavoro alla Stellantis significa come se noi perdiamo 50.000 posti a Napoli, in Campania. Quindi sono numeri molto alti, e rispetto, diciamo, a questo rischio il governo, sia nazionale che quello regionale, che mi onoro ancora di rappresentare, sta mettendo in campo tutta una serie di iniziative, d'accordo, collaborando, ripeto ancora una volta, con le sigle sindacali, affinché si possa garantire il livello occupazionale della Stellantis. Ripeto,
La cosa più importante è garantire gli indotti, perché in questo momento chi soffre è l'indotto, e anche le misure che sono state messe, diciamo, in piedi dall'unità di crisi speciale, quindi il bando fatto da INPS Italia, io penso che non è sufficiente ancora, diciamo, per garantire il livello occupazionale. Quindi bisogna lavorare ancora e non bisogna abbassare la guardia. Lo mio, garantire i lavoratori dell'indotto, questo è il monito che sottolinea ancora una volta l'assessore Casino. In un minuto, un appunto che condividete portando avanti anche voi una battaglia sindacale in questo senso. Evidentemente sì, è chiaro che l'indotto è l'anello debole, è quello che va ricostruito con tutta la possibilità e con tutto quello che la Basilicata può fare insieme anche al governo. Ecco perché martedì è un'occasione per ribadire a Tavares che il nostro indotto è fondamentale per la Basilicata, ma per la stessa Stellantis. Nello stesso tempo, evidentemente, il governo centrale, ecco perché poi noi chiediamo in tempi celeri di chiudere questo accordo che ormai è un anno che discutiamo nei vari tavoli tecnici, e devo dire che la Regione Basilicata è stata sempre presente, abbiamo fatto anche proposte per come arrivare a un accordo complessivo. C'è bisogno poi di chiuderlo definitivamente con un incontro alla Presidenza del Consiglio per definire il futuro del settore dell'automotive nel nostro paese, partendo da Melfi. Da Melfi è partito tutto, da Melfi va definito questo accordo, e martedì noi ancora diremo a Tavares in modo deciso che non ci basta salvare lo stabilimento Stellantis con le nuove motorizzazioni, ma a noi serve salvare anche tutto l'indotto e tutti quei lavoratori. Certo, assolutamente. Grazie a Marco Lomio per il suo intervento. Torneremo a sentirci presto e ad aggiornarci presto su questi temi. Ti salutiamo e saluta. Grazie a voi e saluto l'assessore. Grazie. Grazie. Ricambia il saluto. Assessore Casino, abbiamo le conclusioni ovviamente di questa interlocuzione preparatoria in vista dell'appuntamento di martedì. Ci aggiorneremo anche a margine di quell'incontro. È ottimista? Sì. Io di carattere sono ottimista, preferisco essere ottimista. Sono ottimista anche perché, diciamo, che ci sono tutte le condizioni affinché, diciamo, la Stellantis, anche grazie all'attenzione del governo nazionale, possa ritornare a investire con forza, diciamo, sul nostro territorio. Grazie per il suo contributo. Noi ringraziamo l'assessore Michele Casino, torneremo ad aggiornarvi su questo argomento e vi auguriamo una buona continuazione di giornata.